arrivata anche il nostro fantasma, è l'attrice Lilli Carati, completamente fuori dal mondo, infatti il suo orologio era indietro di un'ora, quindi è arrivata in ritardo. Non era solo l'orologio, è del fantasma, per cui chiaramente molto molto indietro. In più ho avuto il contrattempo, incidenti, una ruota sì, che si è bucata, si è forata. Sono gli extraterrestri, maestro. Bene o male, poi la voce cominciava a girare nell'ambiente, per cui i produttori avevano anche un po' paura a interpellarmi, a chiamarmi, perché avevano sempre il timore che io potessi lasciare il set da un momento all'altro, o che potessi non presentarmi la mattina, o comunque arrivare con ore di ritardo, e io già cominciavo a dare di questi segni. Ricomincio, niente, è passato un anno e mezzo, bene o male, insomma, si può pensare che io stia meglio, e mi propongono di fare un film per la televisione, faccio un film per Rai 2, che era Magic Moment, e con questo ricomincio a lavorare, poi farò altri film così, erotici. Ma raccontami di una tua giornata, come si svolgeva? Se lavoravo o se non lavoravo? Ambedue le cose. Allora, se lavoravo normalmente uno si alza, va sul set, lavora, più faticosamente o meno faticosamente, per me era faticoso perché non mi andava, perché lo facevo proprio contro voglia, come ho appena detto, lo facevo solo per una ragione finanziaria, per cui insomma cercavo di arrivare alla sera nel miglior modo possibile, migliore sempre tra virgolette, mentre se non lavoravo niente, era una cosa proprio un vegetare, stavo in casa, ormai non mi isolavo tantissimo, non volevo vedere nessuno, per cui passavo le giornate, se uscivo uscivo per andarmi a recuperare della roba e poi tornavo, mi facevo, vegetavo. Era da tempo che mi si chiedeva di fare dei film hard e li rifiutavo. Alla fine, sempre per avere un facile guadagno nel minor tempo possibile, ho deciso di fare questi filmati, anche perché mi pagava moltissimo, lavoravo 4-5 giorni. Quanto ti pagavano per uno, per esempio? Ti ricordi più o meno? Vabbè, adesso questo non so, non mi sembra così importante. Ti posso assicurare che mi davano molti, molti soldi. Ma mentre giravi quelle scene, quali erano, avevi delle sensazioni? Ma no, ero talmente fatta, veramente, che non, cioè per me non, erano quei momenti di vuoto totale, per cui non me ne rendevo conto, cioè, c'ero ma non c'ero, sicuramente non c'ero io, non ero presente, non ero cosciente, non ero. Tu avevi delle relazioni amorose con qualcuno, avevi un ragazzo, avevi qualcuno? No, ultimamente avevo solo un rapporto, che però era un rapporto esclusivamente legato alla roba, nel senso che vivevo con questo ragazzo, che anche lui si faceva, non avevamo però nessun tipo di rapporto, né sessuale né sentimentale, stavamo solo insieme, ci svegliavamo insieme, ci facevamo insieme, andavamo a comprare la roba insieme, cioè, ma era comunque solo un fatto legato alla roba, non avevamo nessun altro tipo di scambio tra di noi. Cioè, ti sentivi male dentro, ti sentivi avvilita, sentivi che ti stavi facendo male o era una cosa? Sì, in quel periodo iniziavo ad avere di questi pensieri, se vogliamo, però non era ancora così profonda questa cosa. Col tempo è diventata sempre peggio, sino a quando io proprio non riuscivo più nemmeno a sopportare me stessa, la mia vita mi sembrava un disastro totale, per cui a un certo punto sono arrivata
a non voler più nemmeno continuare a vivere, per cui proprio il degrado totale, e oltretutto non riuscivo a trovare, a pensare che ci potesse essere una soluzione, perché mi dicevo è impossibile, ormai ho provato di tutto, ho smesso 10 volte, poi ho sempre ricominciato, però vivere così è assurdo, per cui sono arrivata poi al punto che ho tentato il suicidio. Cioè, mi racconti questo episodio del suicidio, come è avvenuto? È avvenuto a Varese, è avvenuto a casa dei miei, purtroppo, li ho coinvolti anche in questo ennesimo dramma, però cioè, la cosa è successa così, io sono uscita da una clinica e mi sono fermata a casa dei miei. Il giorno stesso che sono uscita dalla clinica io mi sono resa conto che comunque anche se mi avevano disintossicata con psicofarmaci, metadone eccetera, non avevano risolto assolutamente niente, perché erano passate più di 2 settimane e in me persisteva continuamente la voglia comunque di andarmi a fare. E cioè come sei uscita subito, Io ho pensato di andarmi a fare, cioè non era cambiato assolutamente niente, continuavo a stare molto male, avevo delle crisi depressive pazzesche e per cui ho detto basta, cioè io così non posso più continuare, ed ero nella mia camera a casa dei miei, anche abbastanza alta, mi sono buttata alla finestra. Da che piano? Da un terzo piano. Fortunatamente non ho battuto la testa come pensavo, mi sono rotta solo la schiena, insomma, questa mi ha poi dato modo di rifletterci molto su questa cosa. Sono rimasta immobilizzata per 3 mesi e in quei 3 mesi ho deciso poi di entrare in comunità. D'accordo con i miei, mi sono fatta il mio periodo pre-comunitario in casa, la durata di 10 giorni, ho preso un metadone scalare molto velocemente e quando poi raggiungi la fine dello scalaggio sei pronto per entrare in comunità. Sì, deve essere proprio una decisione che ti arriva da dentro, che senti che comunque l'ultima spiaggia, no? L'ultima cosa che puoi fare, e arriva il momento che comunque un tossicodipendente non la sopporta più la tossicodipendente, perché la roba è bella all'inizio, ti piace farti, ti sembra anche di vivere bene, però poi quando arrivi a toccare il fondo cioè non ce la fai più, e questo ti dà un'inquietudine, un malessere che supera poi quello che può essere il piacere di essere fatto. Per cui quando arrivi veramente a quel livello poi c'è qualche cosa che ti si muove dentro. Poi però quando sono entrata in comunità i primi tempi era anche un momento particolare, perché io ero molto debilitata fisicamente, per cui certi ritmi non li sopportavo. Devo dire comunque che avevo una tale autoconvinzione di quello che stavo facendo, che nonostante tutto, nonostante le grandi difficoltà, la sofferenza, tutto quello che vuoi, alla fine mi imponevo di superarle con molta difficoltà. Comunque ho avuto dei momenti, dicevo no basta, non ce la faccio più, sto male, non voglio andare, e poi rimanevo. E anche per me all'inizio era molto difficile parlare, io mi ricordo che ero chiusissima, avevo paura, non mi fidavo di nessuno. Poi invece sicuramente la fiducia degli altri la riacquisti molto, però all'inizio io ero talmente scottata forse da quello che avevo vissuto fuori, per cui anche in comunità non riuscivo ad aver fiducia in nessuno. Questa sensazione di fiducia, ti ricordi la prima persona con cui l'hai avuta? Sì, l'ho avuta con Vadan, che era il responsabile all'ENSI delle stanze. I primi giorni, quando sono stata, avevo dei collassi tipo nervosi,
Per cui quando collassavo, all'inizio sentivo tutto, tutti i suoni che si amplificavano e poi perdevo i sensi. E ogni volta che mi risvegliavo c'era lui che mi stringeva tra le braccia, mi coccolava, mi accarezzava. E io mi ricordo che la prima cosa che vedevo sempre, aprendo gli occhi, erano i suoi occhi azzurri, bellissimi, che mi fissavano e niente, questa è una persona che mi rimarrà molto sempre. Questi giochi, per noi li chiamiamo giochi, che si fanno dentro ai gruppi, come le coppie, il fatto di toccarci, di toccare noi stessi, di toccare gli altri, e proprio penso che sia proprio per farci riscoprire un attimo queste cose che noi avevamo dimenticato. Chiaramente noi, come tutti, abbiamo degli stimoli, delle sensazioni, delle emozioni, però con gli anni di tossicodipendenza queste ci vengono tolte, ci vengono proprio cancellate. E questi gruppi proprio ci servono per riacquistare queste sensazioni. Io ad esempio ho fatto dei gruppi dove dopo anni che non piangevo, ho pianto dall'inizio alla fine, pianti liberati, ed è stato bellissimo perché riuscire a piangere dopo tanto tempo è stata una sensazione meravigliosa. E la prima volta che hai riso? Beh, anche quando sono riuscita a ridere, certo. Cioè che ti sei accorta che... Mi sono accorta che ridevo, è stato bellissimo, ma... Un'altra sensazione bellissima è stata quando finalmente una mattina, dopo essere riuscita a dormire tutta la notte, mi sono svegliata e avevo voglia di cantare. Ecco, lì è stato un'altra inizio di una giornata bellissima.